Ciao a tutti amici. Allora, ieri ho comprato un po' di ciuschi, ho fatto un overdose di ciuschi. Iniziamo subito cronologicamente. Questo è il barbecue. Volevo prendere il barbecue bello, però ne ho visti molti a gas, che tutti usano quella a gas, ma se lo metti a gas i carboncini non li metti. E io Sì, pensavo invece che a gas servisse per impegnativo farlo qui. più velocemente. Allora ho preso questo che sono carboncini, 2 ore per montarlo, eccolo qua, guarda che bello, grosso, con i piani, le ruote. Prima è stato un casino montarlo, il termostato, poi metti i carboncini, ecco, si sono già accesi. Questo è poi da mettere dentro le ostriche. Ho preso un pacco da 50, 16 dollari, barbecue 109, però è un regalo di mia mamma, quindi non sono uno spendaccione. Si mettono le ostriche sopra il fuoco così, a posto. Andrebbero un po' più a Ma fuoco, i ciuschi non sono finiti qua, eh. C'ho un ciuschi gigante da farvi vedere. Ecco qui mentre si mangiava le ostriche, c'è anche un'assassina, quella assassina lì è molto buona. Queste ostriche si vedono sono piccantissime. Tipo, poi ci sono anche spiedini, con le sarcicce. Eta, televisore 42 pollici Philips. Questo invece l'ho provato con Bonus, che mi ha dato Mary Fisher, no? Allora, mi ha dato 1000 di bonus, e non è che li puoi tenere lì, tipo, ma. Allora ho preso il TV, perché nella mia camera non c'era il TV e non riuscivo mai a vedere la TV bene. E allora, stamattina ho attaccato il Wii anche lì, adesso il proiettore lo userò per vedere il film, non più tanto come prima. Questa qua costa 900 euro, in affare. Ma che bello! Perché avevo visto anche dei modelli Olivia, però Olivia, però a parte che erano finite, se no stavo prendendo quello, però mi hanno detto che la cassiera, che lei è stata un'espertissima, però ha detto che non sono molto buone. Allora dopo sono andato in altro negozio e ho preso Philips. Se no quelli di Sony, bravi, questo ho preso uno da povero. Ho risparmiato, eh. Poi dopo che l'altro giorno, ieri praticamente ho comprato i componenti be fatti bene per l'Apple TV. Oggi ho comprato il TV, ho comprato l'HDMI connettore. Però è lo stesso perché abbiamo fatto un buco nel muro che l'Apple TV sta nella mia camera e si connette a questo TV, però nel buco del muro passano i cavi per l'altro televisore, no? Però non li puoi vedere simultaneamente. O stacco l'HDMI e vedo di qua, oppure lo riattacco e vedo solo di là. Però è comodo. Montare. Poi ho messo anche il Wii, quindi in camera c'ho anche internet adesso. Poi ho comprato anche un coso che adesso non si vede con la TV, una specie di mobiletto molto sempliciotto, no? A quadrati, che si deve mettere lo stereo, Come prendi? Non che va dopo bene vi con la farò pelle. vedere, che Non se hai no una non sensibilità. parlo. Ma come? Devi prendere il bottone sopra, è anti-bambini. Poi preso quello, poi il barbecue, ho preso tutto il set, pinze, coltelli, quello. Poi adesso la TV c'è i canali digitali, tipo digitale terrestre, no? Quello l'ho dovuto chiedere perché non ero sicuro che le avessero adesso, però li hanno tutti. Però la TV c'ha qualche problema di interferenza, allora qui toccherebbe subito un ciuschino veloce, un'antenna da mettere sul tetto. Perché
Le antenne che si mettono sul tetto qua non nessuno ce le ha. Perché c'hanno tutti il via cavo? Ma cos'è sto pezzo? Ecco, sono internet. Però quello ho già visto, costa solo $50. Non fare. Poi. Albero di Natale, perché comunque sono due luci, il collo, la stella, le calche di Babbo Natale, molte cose belle. Poi abbiamo preso anche... Che tavolo? Ah, mi ha preso anche un tavolo fuori dal giardino, molto bello. Poi per fuori si sono deciso di mettere una specie di prato finto, ecco qui il TV, oppure un tipo patio di legno molto bello. Il TV si è visto in un pezzo, qui il resto qui è tutto arredato diversamente, c'è la camera di Dios, c'è la sala cucina, il salottino. Ospite! Questo è lo studio, è che sto solo io. Anzi, questo qua è stato più bello per me. Più bello perché è più buono, cioè la carne più buona. E allora abbiamo detto ci tutti. Yeah, thank you.